I am astonished, actually, because people ask me how it was terrible and whether there is a... I didn't suffer. I didn't suffer because I'm an optimist and everything has good things and bad things. And I am looking at the good things. Io ho fatto musica da cabaret, scritta nei campi di concentramento. Come? La musica cabaret durante la giornata della memoria? Ma siamo impazziti! Ok. Cioè, dalla giornata della memoria ci dobbiamo stracciare le vesti? Cioè, spiegatemi, come dobbiamo commemorare la giornata della memoria? Abbiamo fatto questo concerto a Trinità, poi l'ultimo concerto era a battere le mani, no? Come al concerto di Capodanno. E si faceva così nei campi di concentramento, la baracca era piena. Quindi la gente, al ritmo di questa canzoncina di operetta, batteva le mani. E Francesco è da tantissimo tempo, da quando aveva 15 anni, che è diventato di religione ebraica, ha sentito questo interesse per la religione ebraica e ha tentato più di una volta di fare domanda di conversione. Noi siamo arrivati poi alla conversione nel 2004 e nello stesso giorno in cui poi ci siamo sposati. Quante opere ci sono ancora che non ho scoperto? Quante opere sto perdendo? Quando ne riuscirò a salvare? Questa roba è, te l'ho detto, è avanti alla conoscenza storiografica. La musica è una cosa trasversale, sfugge. Ma cos'è come la musica? La creatività tu non la inquadri, non la puoi, come dire, ecco, c'è stato questo fenomeno che non è una curiosità. La canzoncina è una curiosità, 4.000 opere non sono curiosità. C'è la pianista di Theresienstadt, Alice Herzsommer, che a 104 anni suona ancora a Londra. Ha due dita che sono uscite male dal campo di concentramento e ha 8 dita funzionanti. Suona ancora con queste dita. Interessiert und fragt, warum sind wir, warum mussten wir her? Wer ist Hitler? Was ist ein Krieg? Warum haben wir nichts zu essen? Se non vai tu di persona, internet non era quel che è oggi. Questa ricerca in questo momento non può farla nessuno. Posso avere collaboratori, ma so io il naso dove andare a metterlo. Naturalmente nessuno che sia andato al posto mio. Perso, perso. Se non arriva Francesco, quella cosa è persa.